amore per i fumetti e qual è stato il primo che hai letto? È nato da quando ero bambino. Diciamo che mio padre è sempre stato un appassionato di fumetti, ha tutta la collezione di Tex, dal primo numero, quello della striscetta piccolina, fino ad oggi. I primi primi in assoluto leggevo tipo Iacovitti, che era un grande fan di Iacovitti, un appassionato. Tiramolla, e da lì insomma è nata questa passione per i fumetti, ho iniziato a disegnare pupazzetti, tipo formichine, cose varie. Insomma, poi ho fatto il liceo artistico, lì ho imparato a disegnare un po' sul serio, cioè a fare l'anatomia umana, le proporzioni, la prospettiva, eccetera. E da lì in poi insomma ho iniziato a disegnare un po' più seriamente rispetto ai pupazzetti che facevo da quando ero bambino. Dove è iniziata la tua carriera da artista e quali sono stati i primi fumetti professionali che hai realizzato? Avevo 17 anni, ho fatto delle vignette per un quotidiano locale, una cosa così. Ho fatto, diciamo, le prime cose serie e delle copertine per Lancio Story Scorpio. Come definiresti il tuo stile e quali eventi e artisti hanno contribuito alla sua evoluzione? Vabbè, il mio stile sinceramente non so neanche come definirlo. A parte che all'inizio facevo cose in bianco e nero, poi pian piano, imparando il colore eccetera, mi sono appassionato alla pittura, quindi io ho fatto per tutti questi anni proprio pittura vera e propria, acrilico, olio, acquerello, eccetera. Adesso, in questi ultimi anni, siccome sto lavorando anche molto in digitale, di base faccio un vero e proprio dipinto, utilizzando sempre varie tecniche, addirittura ci metto dentro pure gli Uniposca, pennarelli, penna biro, matite, eccetera. Poi, quando finisco la prima parte del lavoro, faccio una scansione e lo vado a completare in digitale. Per fare una tavola, dipende da quanti personaggi devo disegnare, dipende da quanto è grande la tavola, dipende... perché immagina come se fosse un vero e proprio quadro. Quindi tipo se è una cosa del genere con dei primi piani, allora già ci impiego meno tempo, anche se comunque devo entrare nel dettaglio perché devo fare il dettaglio degli occhi, del naso, eccetera. Però diciamo che vado un po' più veloce, quindi in media ci posso impiegare 2-3 giorni per fare una cosa così. Per fare una cosa un po' più complessa, con magari tipo quella che ho appena finito, che ci stanno, non so, 20 personaggi tutti insieme, lì può passare una settimana, 10 giorni, non lo so, dipende. Quanto è appagante il tuo lavoro e dove lo svolgi? Allora, appagante tantissimo, faccio un lavoro che mi piace, cioè nel senso sono contento di svegliarmi la mattina e mettermi al lavoro, e poi soprattutto perché mi permette di lavorare un po' ovunque, nel senso che io mi sono abituato a disegnare, a dipingere un po' come fanno i madonnari per strada o come fanno comunque i pittori che lavorano anche in giro per la strada. Su un divano, su una sedia, su un tavolo della cucina, per terra, non mi fermo, nel senso che comunque mi piace anche e soprattutto lavorare ovunque, anche per una questione mentale, nel senso che avere sempre la stessa sedia, lo stesso tavolo, la stessa stanza, dopo un po' incomincia un po' a crearti, io lo chiamo una specie di stagno mentale, con le ranocchiette che saltellano. Disegnando quale soggetto raggiungeresti il tuo zenith artistico? Allora, io siccome ho una storia in mente, che ho scritto e ho anche fatto dei bozzetti, eccetera, e tra l'altro non è neanche male, cioè nel senso che secondo me sarebbe un bellissimo film, sarebbe un bellissimo fumetto, eccetera. E sarebbe bellissimo poter fare questa storia e poi magari poterla vedere al cinema, magari in un film in 3D, un bel fumetto, eccetera. Ho già fatto una cosa del genere, cioè nel senso che ho scritto una storia, è stata pubblicata, è uscita anche quest'anno in Italia su iComics, che è una rivista che esce in edicola. Cosa consiglieresti ai giovani che vorrebbero intraprendere la tua stessa carriera artistica? Beh, gli consiglierei di fare qualunque altro lavoro, ma non questo. Oggi come oggi è un lavoro che veramente richiede troppi sacrifici, anni e anni e anni di studio, quindi intanto bisognerebbe iniziare proprio da ragazzini. Cioè purtroppo questo lavoro, no, viene anche un po' sottovalutato dagli artisti, cioè dal mondo dell'arte, perché dicono i fumetti, cioè come se fosse una cosa che fanno i ragazzini. Cioè fare disegnare fumetti è difficilissimo, perché tu devi imparare prospettiva, anatomia, espressioni facciali, luci, ombre, devi saper disegnare gli animali, le macchine, i palazzi, gli uomini, le donne, i bambini, perché in un fumetto può capitarti qualunque cosa. Devi saperli fare in movimento, devi saper realizzare un personaggio in azione. Quindi imparare a fare tutta questa roba qua ci vogliono anni, ci vogliono sacrifici, cioè proprio devi stare proprio le ore e ore la notte a disegnare. Io insegno in una scuola di comics, alla scuola internazionale di comics, e io lo vedo che comunque ci sono tantissimi ragazzi bravi che hanno talento, però diciamo che per poter imparare tutte queste cose insieme, senza i vari trucchi che ci stanno adesso, perché oggi col computer si bara tantissimo, no? Ci vuole molto sacrificio,
e molti non hanno questa voglia di sacrificarsi, cioè di stare fino alle 4 del mattino a lavorare, cosa che facevo io magari, no? Sai cos'è? Che oggi si vogliono le cose, uno vorrebbe arrivare subito a livello alto, fare determinate cose, essere pure bravo e magari in un anno, in due anni, non ci arrivi, è impossibile. Cioè, ma nemmeno Caravaggio, era in due anni è diventato Caravaggio, cioè ci sono voluti anni, 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 cioè una volta gli artisti iniziavano a imparare queste cose già a 14 anni e poi dopo, arrivati a 25 anni, 21 anni, Michelangelo 21 anni ha fatto il David, ma l'ha fatto perché comunque ha iniziato a 13 anni, a 12 anni era un bambino, già disegnava la bottega di artisti famosi e non è che faceva i pupazzetti, cioè faceva l'anatomia, quindi ovvio dopo 4, 5, 6 anni, 7 anni, 8 anni diventi un mostro. Oggi come oggi, cioè, vai al liceo artistico, poi alla fine è più il tempo che stai a cazzeggiare in giro che a disegnare. Siccome non sei toscano, è stata una scelta venire a vivere a Firenze o un caso? Ci sto pochissimo per la verità perché mi piace viaggiare, sto spesso all'estero eccetera, però ho scelto di stare qua perché in effetti è un, come dici tu, è un museo, quindi alla fine io esco per strada, faccio un giro in bici e già ricevo, diciamo, quegli stimoli che magari in un'altra città non avrei. Da ogni anno riscopro anche un angolino della città, magari c'è una statuettina così su un portone, fatta nel 400, mi dà lo stimolo per fare un qualcosa di nuovo adesso, è importantissimo. Poi a parte che i musei me li rigiro 50.000 volte tutti gli anni, gli stessi musei, ho l'abbonamento ormai, vado, mi conoscono, cioè, rientro e mi riguardo sempre le stesse cose, ma perché c'è sempre da imparare. Tipo il museo d'arte moderna di Palazzo Pitti, me lo sono riguardato migliaia di volte, è spettacolare, cioè ci sono tanti di quei quadri che tu se ci vai dopo 10 anni riscopri qualcosa di nuovo in quello stesso quadro che hai visto l'anno prima. Lui si chiama Antonio Ciceri e purtroppo a me non me l'hanno fatto studiare, questa cosa mi ha fatto tanto arrabbiare perché mi hanno fatto studiare qualunque cosa d'arte moderna, erano saltato uno dei più importanti artisti al mondo di tutti i tempi, anche meglio di Caravaggio. E lui praticamente è in tutti i musei, all'estero, in Italia, soprattutto qui a Firenze ce ne sono tanti di suoi, è stato il primo direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze nell'Ottocento. La sua scuola, proprio la scuola di Ciceri, ha sfornato artisti strepitosi che tu ritrovi poi nei musei e non ne parla nessuno, cioè non lo conosce nessuno. Poi dico io, no, ma gli insegnanti che stanno alle scuole, ai licei, alle accademie, ma che cacchio, cioè, ma vi rigirate i musei, ma li conoscete, ma questa gente la conoscete, ma fatela studiare, cioè anziché farmi studiare il pittore che fa arte moderna, contemporaneo, che imbratta le tele, scusate, cioè fammi studiare prima lui, imparo qualcosa e poi se voglio fare l'artista moderno, l'artista pazzo, quello è che lo faccio dopo, ma prima devo imparare la gente seria, cioè anche per dire questo qui ha lasciato un segno nella storia dell'arte importantissimo. Se tu vai a Palazzo Pitti, nei musei, anche a questa chiesa Santa Felicita, ci sono dei quadri meravigliosi suoi che nessuno ha mai studiato, io non conosco una persona che ha mai studiato un suo dipinto, è allucinante questa cosa. Cioè è come dire che in una scuola, in un conservatorio dove si ascolta la musica, non fanno studiare, che ne so, Beethoven, capito? Però Beethoven ha avuto il suo successo, lui che è il Beethoven della pittura, non se lo caga nessuno. Può dire questa parola in televisione, che non è la televisione però, non se lo... Beh, bippatemi, ma sì, bippate tutto. Casualmente, in quanto ho conosciuto delle persone, mi trovavo in Indonesia e ho conosciuto lì a Bali dei ragazzi che fanno volontariato in questo orfanotrofio, come questo qui ce ne stanno tanti, aiutano questi bambini di strada a uscire fuori da situazioni orribili che qui neanche nemmeno ci possiamo immaginare, nel senso che questi bambini sono o senza genitori o a volte hanno i genitori, però li costringono a fare l'elemosina per strada sfruttando i loro problemi, quindi magari una malformazione, una malattia, eccetera. Quindi questi bambini hanno un'infanzia bruciata, nel senso che comunque
vengono utilizzati come dei cani randaggi per fare accattonaggio per strada. Quindi c'è il caso per esempio di una bambina che è nata con i piedi malformati, cosa che qui in Italia si sarebbe tranquillamente curata nel giro di un anno con un paio di operazioni, e lì invece questa malformazione è stata sfruttata dai genitori per farla strisciare per terra e farle quindi fare accattonaggio. Si sono create delle piaghe ai piedi che non sono state disinfettate né curate, di conseguenza cancrena, e le è stata amputata una gamba l'anno scorso. Questo è una bambina di 9 anni. Come questo ce ne stanno migliaia di casi del genere, se non peggiori, qui in Italia nemmeno ce le immaginiamo. E lì purtroppo sono cose normali, dove neanche la legge, dove neanche la giustizia può fare qualcosa, perché lì chiunque abbia un po' di soldi paga la polizia, paga la gente per non parlare, eccetera, quindi fanno i loro porci comodi. E chi ne va di mezzo purtroppo sono questi bambini. E l'unica salvezza per questi bambini, purtroppo non essendoci strutture che li aiutano, sono appunto questi orfanotrofi che si prendono questi bambini, li fanno dormire in questi edifici, tipo dei dormitori praticamente, dove danno da mangiare a questi bambini, li aiutano a vestirsi, a lavarsi, li mandano a scuola, gli insegnano anche a disegnare, a studiare, a scrivere, tutte queste cose, gli fanno fare uno sport, qualunque cosa, per far sì che questi possano avere una vita normale, come gli altri bambini. E quindi diciamo che tramite la Pavesio, tramite quindi la Vittorio Pavesio, la casa editrice, la fiera di Torino che si è svolta un po' di mesi fa, abbiamo fatto un'asta di beneficenza, abbiamo raccolto dei fondi e li abbiamo dati a questo orfanotrofio, ma ce ne sono tantissimi, e fanno in modo che questi bambini possano avere un'infanzia normale, un'infanzia serena come tutti gli altri bambini.